Iori spiega che, dopo la morte dei genitori e il viaggio nel tempo di Momonosuke insieme a Kinemon e gli altri, fu accudita per alcuni anni da Kawamatsu, che però perse di vista. Nel frattempo alla prigione Yogoro mostra a Rufy di sapere padroneggiare la tecnica dell'ambizione che quest'ultimo sta cercando di imparare, sconfiggendo un avversario con un solo colpo. A Ebisu, Tonoyasu si prodiga nell'aiutare tutti gli abitanti e una signora spiega a Nami e Usopp che egli dona agli altri tutto il denaro che gli manda la figlia Toko dalla capitale. Intanto alla prigione Rufy chiede a Yogoro di insegnargli a utilizzare l'ambizione come ha appena fatto, continuando a sconfiggere avversari fino a notte inoltrata, senza tuttavia riuscirci. Durante la notte, Rufy spiega a Yogoro che vuole sconfiggere Kaido e gli altri imperatori per diventare il re dei pirati. Mentre parlano sopraggiungono Raizo e Caribou. Quest'ultimo si pone al servizio di Rufy chiedendo perdono per i loro trascorsi passati. Yogoro riconosce Raizo e in breve scopre che Momonosuke e i foderi rossi sono vivi, così come la ribellione. Ritrovata la speranza della riscossa, informa i presenti che la maggior parte dei prigionieri di Udon sono in realtà prigionieri politici pronti a ribellarsi, compresi i boss della Yakuza fedeli ai Kutsuki. Tonoyasu viene catturato e confessa di essere il famoso ragazzo dell'ora del bue, un ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Egli tuttavia viene anche riconosciuto come qualcuno di famoso e condannato per questo a morte da Orochi. Nel frattempo Oldem e i suoi uomini attaccano Shantenmaru e i suoi banditi, dando fuoco al loro nascondiglio in rappresaglia al furto di cibo e armi. In realtà i responsabili sono i visoni su ordine di Kinemon, ma essi hanno fatto ricadere la colpa su Shutenmaru per farlo attaccare dagli uomini di Kaido e costringerlo a contrattaccare, passando dalla loro parte. Nel frattempo Brook raggiunge Zoro, Iori e Toko raccontando della confusione alla capitale per l'esecuzione di Tonoyasu. Alla notizia Toko comincia a correre verso la capitale, dicendo che l'uomo è suo padre. Tonoyasu viene legato ad una croce per l'esecuzione pubblica e viene riconosciuto da tutti. Egli è Shimotsuki Yasui, ex Daimi, alleato e amico di Kotsuki Oden. Oltre a Toko, seguita da Zoro, Brook e Iori, anche gli abitanti di Ebisu si precipitano verso la capitale gridando di risparmiare Tonoyasu, sempre ridendo come al loro solito. Anche Nami, Robin, Franky e Usopp accorrono insieme agli abitanti di Ebisu, sgombrando loro la strada dai soldati che cercano di fermarli. Nel frattempo Tonoyasu afferma di non essere veramente il ragazzo dell'ora del bue e si rivolge ad Orochi accusandolo di avere avvelenato il paese con la sua cupidigia. Tonoyasu continua il suo discorso e dice che il messaggio cifrato dei ribelli è opera sua e si tratta di un suo scherzo, fatto in ricordo dei Kutsuki ormai estinti. Kinemon e Kane Tempesta, che osservano dagli schermi la scena insieme a Shutenmaru, capiscono che Tonoyasu sta mentendo per coprire il loro piano scoperto dal nemico e ha modificato il messaggio cifrato per dare un nuovo punto d'incontro ai ribelli per la battaglia decisiva. Nel frattempo Orochi arriva al patibolo e spara insieme ai soldati a Tonoyasu, uccidendolo. Toko e gli abitanti di Ebisu arrivano in quel momento e scoppiano a ridere sguaiatamente. Zoro è incredulo a quella reazione, ma Iori gli rivela la terribile verità. Toko e gli altri non possono fare altro che ridere in continuazione a causa degli smile.